Enrico è il ragazzo che abbiamo conosciuto, si fa per dire, Il nel chef. Valori Gate volume 1. Il Sì, chef. chef, chef, è chef. il padre di famiglia, si può Chef. dire, che è arrivato a fare, quant'era, 30.000 al mese, una cosa del genere, ed era Sì, nella call che abbiamo commentato con Luca Valori. perché il video così, visto così, praticamente è fuorviante, cioè non rispetta la realtà per com'è, perché mancano dei pezzi, quindi magari uno vede il video e dice: guarda, dopo una mentorship con Luca si possono ottenere quei risultati lì in 30 giorni. Non è così Ma il video è proprio, stato perché caricato così. comunque. Per Sì, allora ti dico, dare io un quando ho messaggio fatto specifico, quella. cioè, non è che. Sì, quando io ho fatto quella Zoom lì, praticamente sono stato contattato da Joelle, che era a Ferragosto dell'anno scorso, e io non sapevo che era un video che poi andava su YouTube. Quindi l'intento di questa Zoom non era una recensione che poi andasse a finire su YouTube. Quindi, perché se io sapevo che poi veniva caricato sui social, sicuramente non parlavo così, magari così Ma di sproposito, scusami, perché. Enrico, qui tu l'hai scoperto con noi, quella tua testimonianza No, no, online? io l'ho scoperto dopo, magari un mese dopo che è stato caricato, perché mi hanno avvisato. Ah, Però ok. non ho mai fatto niente, c'è cioè, da dire, segnalare il video, perché comunque vedevo che aveva poche views e quindi ho detto: non se lo calcola nessuno quel video lì, perché a me non E piace. tu lì parli in maniera molto entusiasta del fatto, dici proprio grazie a te, Luca. Io sono Sì. riuscito a scalare a fare soldi, cioè quella Sì, mentorship ma sembrava proprio una marchetta. Poi esattamente. scusa, finisco e poi in più tu, no, tu sei stato registrato quindi a tua insaputa, cioè tu veramente, cioè, ci stai dicendo che non immaginare una chiacchierata così giusto con lui per dargli un feedback positivo sulla realtà, cioè non Bravo, sapevi di essere registrato? Sei stato, bravo, ma non ti arriva quando viene bravo. registrato, Greve, oh. Ma te lo questa è una cosa dice il giudice, gravissima. Sì, se è ma vera io non questa cosa, sapevo. eh. Sembra Allora, quasi può surreale, registrarlo, signore. può essere anche registrato, però io sulla chat non c'è una richiesta di consenso. Guarda che poi va sui social, va su Ma è una YouTube, cosa va. gravissima. È Arriva. Ecco, io non una ho mai. cosa Io l'ho visto. illegalissima. No, ma io l'ho visto poi quel video lì che c'era, che è stato caricato, perché mi hanno avvisato i miei soci, Ah, però ecco. ho detto: vabbè, fa poche views, È quindi molto finché grave non perché, come diventa dicevi tu, un intanto è montato, questo è quindi molto dà una grave, questo è visione molto grave. parziale. Luca Valori sta continuando a portare il tuo esempio, caro Enrico, anche a persone che hanno fatto delle domande a lui in direct. Io lo so perché dei ragazzi mi hanno scritto, mi hanno detto: io ho fatto delle domande a Luca in seguito al vostro gate, chiedendo anche di Enrico, della sua esperienza. Lui mi ha risposto privatamente dicendomi: no, no, ma contattatelo se volete, ha anche commentato Enrico. Io poi ci ho parlato, però appunto le cose non stanno esattamente come racconta Luca. Quindi o Luca non ha ben capito che Enrico, uno, non era disposto a metterlo online, due, che adesso sta dicendo una cosa diversa da quella che è contenuta dal video. Io avevo altri due miei colleghi che loro avevano comprato il Done for You. E non sapevano i valori, non sapevano che ci conoscevamo. Gli hanno dato lo stesso mio store, o i miei stessi prodotti. No, E pure poi qua ne lo abbiamo store trovati, doppiato, lo store sì, ne abbiamo clonato. trovati una Ma ragazzi, 7-8. Lì devo fare un appello no, di e 3 tutti ore e a testa mezza avete dopo. dato 4.500 più altri piccoli ricarichi, immagino. Sì, No, ma questa è l'IBM, una cosa la gravissima. ricarica. Oh, ma questa è clamorosa. Da quel video si evinceva, io ti vedo, sei in Italia ora, no? Sì. Ok, perché in quel video dicevi che ti stavi per trasferire con la famiglia a Dubai. No, no. No, l'ho detto Cioè, nel però. senso, non lo dici nel video, non era un piano? Non si ricorda, Non secondo me. credo. Ah, dovevo andare a Dubai? No, a trasferirmi con la famiglia? No, sicuramente un viaggio a Dubai, ma No, nel trasferirmi. senso, ti assicuro che era trasferirti con la famiglia anche perché per mettere la società lì e godere delle agevolazioni fiscali, Devi trasferire. devi trasferirti con la famiglia. Ma infatti, Giovanni, qui Sì, vedo no, che ma io l'ho detto Sito. nel video. No, Sì, io io vedo vedo che che Sito Sito ha una doppia sede legale, anche se manca la partita IVA e la ragione sociale. Una ce l'ha via Milano a Milano e un'altra ce l'ha a Verona. Vabbè, ma che uno Quindi un il po' Sito che ci. sognava, magari in quel momento era fomentato No, da a me no, Enrico. risultava curioso per un po' di motivi, Sì, però vabbè, non risulta è curioso importante anche se non secondo è me. così. No, allora, aspetta, voglio precisare un'altra cosa. Quel video lì, quando è stato registrato, tieni conto, era mezzogiorno di Ferragosto. Infatti Quindi, c'era ed è un'aereo stata una pure di cosa. questo.
Sì, era una cosa improvvisa, quindi eravamo fuori a ciccia e C'era un po' di isolazione, Vabbè. dai, dai, Enrico, un po' di isolazione. Invece sogna di più da Ferragosto, uno. Ferragostare, Sembra quasi dai, una cosa che ti è stata detta che devi dire. C'è uno che pensa male, pensa che queste cose sono state imboccate perché sono cose chiave che fanno sognare le persone, capito? Magari su alcune cose hai esagerato, possiamo dire così, perché Sì, non ma pensavi che ecco, andasse su YouTube. io non penso, se sapevo che andava comunque davanti a tanta gente o che lo vedeva, comunque veniva mostrato per testimonianza da altre persone. Sicuramente avevo più rispetto nel parlare perché comunque lì si parla un attimino di soldi. Adesso vengono venduti come cose cambia vita, anche come hanno No. trattato il tuo caso, sembra una cosa che ti svolta la vita. Sì, anche la Guarda copertina. che Questo io. messaggio che dobbiamo combattere, secondo me, principalmente, perché ci sta che te con le formazioni pregresse sei riuscito. È plausibile, cioè ci sta. Non sarebbe Però fuorviante, cioè, ci starebbe. Ma Solo che sto sito probabilmente riusciamo a è meno vederlo? impattante, ma infatti. Allora, vabbè, a Sì. Come parte che faccio a chiedono il farlo? nome del sito, se lo vuoi dire, No, ovviamente. dacci Dice il nome, il nome. dillo direttamente. No, Dai, Beauty quattro... Nails Store. pubblicità gratis, poi paghi il Cerbero se sue vendite. Beauty Nails Store, questo è il principale, insomma. E poi non c'è il titolare dei dati, manca il titolare dei dati, manca la partita IVA nel footer. E non solo, se andate giù, ragazzi, andate Sì, giù, siamo giù. giù in fondo, c'è scritto Via Milano, vedete, Via È una Milano. via messa E lì. poi a destra, in basso a destra, nel footer, se spostate la nostra cosa a sinistra, perché se no non si legge, Cioè, no, dovete esiste via spostare noi. Milano a Chiedere Milano, l'elettronica ragazzi. c'è. Ma La cosa Minerbe. principale è che dovrebbe esserci la partita IVA? Cioè, il Sì, problema no, ma principale? ci sono tanti problemi. Allora, Uno principale non 0,42 riuscirei a Legnago. trovarlo. Legnago. Qui ci vuole ragione sociale e il numero della partita IVA. Chiaro. Meglio anche il codice REA, possibilmente. Non obbligatorio, ma meglio. E poi va indicato il titolare dei dati. Anche qui voi tracciate col pixel, raccogliete i dati di acquisto delle persone, ci sono delle transazioni tramite gateway di pagamento. È una bella rottura di palle la privacy policy degli e-commerce, non è una cosa semplice. Quindi occhio perché non siete a norma in questo momento, siete sanzionabili. Tu hai mai venduto dei corsi? No? Beh, allora è strano perché c'è qualcuno che vende i corsi a tuo nome con la Io tua email. lo denuncerei subito. Cioè, vendeva, sono passati tanti anni. Prova a dirmi corsi. Guarda, ti dice qualcosa Wikimedia? No. Wikimedia, no. No, Pidia. Ma allora, cazzo, questo è clamoroso, Sì, allora c'è qualcosa che non va anche Dimmi. perché poi, cioè, non so, Wikimedia poi è diventato Atos Shop, qualcosa del genere. Wiki, AutoShop sì, ma Wikimedia È no. perché la stessa pagina che poi è diventata Atos Shop prima era Wikimedia. Ok, ma questa pagina AutoShop. Te l'eri dimenticata su Facebook? Ma che cos'è, palle? Era una pagina di Facebook che inizialmente era un altro progetto, Wikimedia, poi è diventata Atos Shop, però anche su Wikimedia io trovo riferimenti a te, Enrico. Sì, però, ma non ci sono mai state vendite, cioè quello sicuro. Cioè, non ho mai Beh, venduto. allora forse l'hanno fatto a tua insaputa, gli Come fare i articoli. In soldi nel realtà... web? Poi prendi una strada Ah, diversa, sì. acquista i Quello in nostri rosso. segreti e come cambiare la tua vita. Dico, ti ricordi Quindi tu questo è questa tuo, cosa no? qua? Questo è tuo, La no? vera Oppure è storia di un qualcun altro? ragazzo No. di 25... No. Può essere, ma non mi ricordo. Cioè. Cioè, mo io Ma è vedete come tipo la finisce. Bibbia, sì. Vabbè, ma tanto non l'ha fatta Praticamente. Enrico sta cosa, quindi possiamo andare giù duro, cioè, Ma tanto non l'ha infatti, fatta no, lui. sul serio, ma questa roba qua non l'ho fatta io. Forza, Ma quindi. purtroppo... No, stavo guardando, è la prima volta io che vedo sta Che roba la qua. vede, quindi non No. c'entra nulla. Ah, palle, Qualcuno ma sulla... allora, palle. Aspetta. No, sinceramente, se puoi tirarmi il link, perché ti posso, cioè, Sì, mo almeno. te lo mando io, La pagina Facebook è Harry. ancora in piedi. La Giovanni, il pagina... solito è preciso. Allora, la Incredibile. pagina Potrebbe tua, aver però, comprato la pagina ripeto, dopo, se magari. vuoi il grande spoiler, c'è anche la tua email. Cioè, No, ma la proprio pagina per chi dopo vuole è un tizio che fa la le informazioni. stessa cosa. Beh, ma ragazzi, Molto. ma è uno uguale, dai, è un omonimo. Torniamo indietro. Tu prima hai detto la pagina Atos Shop era tua, no? Facebook. Sì, io avevo un negozio che si chiamava Atos Shop. E avevi fatto una pagina Facebook Atos Shop. Sì. Ok. Però la pagina Atos Shop non nasce come Atos Shop, nasce come?
Dico, ne avevo tre di Atos Shop. Adesso sì, però se uno va a cercare Atos Shop, va a vedere i cambi di nome della pagina, che è una cosa che Facebook, che tu conosci, ti dà. Dice, prima si chiamava Wikimake, Wikimade, non mi ricordo, ok? Wikimedia. Dico di sì, perché guarda, sinceramente, guarda, sono sincero, ti direi sì se mi ricordo. Wikimedia non mi ricorda niente a me. Wikimedia. Ma sì, no, ma poi te lo dimostro perché c'è anche un canale YouTube. Te sei un leone, segno zodiacale, no? Sì. No, ma agosto, guarda, ti dico... Vale. Quindi, aspetta, no, aspetta, agosto. Molto alla lontana. Guarda che Rico mi sa che è etero. Ti voglio adottare, ti voglio adottare. Vieni qua, c'ho il divano, divano porno qui, ti prego, ti voglio qui vicino a me sempre. No, cioè. Allora, secondo me, tu sei di agosto, no? E ti dico di più. Tu avevi un canale nel lontano 2009 su YouTube. Cioè, tu hai avuto diversi canali su YouTube, non è solo quello che hai ora. Io lo porto a presenza, magari, cioè non è che ricordo tutto. Allora, se ragazzi, guarda, lo linko io in chat, così controlli e magari ti ricordi. Ho un canale principale, poi so che ne ho altri 3-4, perché comunque ho tanti indirizzi email. Quindi... Però aspetta un attimo, per proprio levare ogni sorta di dubbio, aprite questo link che sto mettendo ora in chat. Eccolo qua. Ah no, Wikimade. Però se leggi Wikimade, che è il nome del canale, però in realtà lo username, ecco perché io giocavo sull'oroscopo, perché si chiama Enrico 1108 89, che credo sia la data di nascita. Nei link appunto si mette anche la pagina Facebook, che si chiama ancora Wikimade, ma se ci clicchi vai su, cioè ora non ti porta a nessuna parte, però è il nome originale della pagina che ora è Atos Shop, e comunque ci sono riferimenti dentro, cioè c'è anche un video dove c'è la voce di Enrico, quindi voglio dire. Sesso in piscina? Come? C'è un video che si chiama Sesso in piscina. O sta pagina sì, no, shop. A questa pagina c'ha pochi video, c'ha 21 video, di cui non tutti visibili, credo. Un po' sono dei cloni di video virali. Poi ci sono due video che sponsorizzano Lioness, che è un noto schema piramidale riconosciuto da diverse corti, soprattutto quelle austriache, dove nasce. Poi ci sono dei video cioè, privati, dove c'è Enrico, uno con il cane, uno con il figlio, non li vedrei, uno al ristorante, due al ristorante. Poi altri due video, tipo per un altro... sistema di vendita, come far registrare un nuovo cliente, come creare un ordine, però si riferisce a un e-shop che non credo esista più. Lo scenario è abbastanza chiaro, no? Penso che dovremmo chiedere a Enrico. Questo canale è di Enrico. E poi c'è una curiosità, perché c'è un video che la copia di un video di un altro percorso che è attivo da 10 anni, vende corsi per il network marketing, credo si chiamano, com'era? Unstoppable Generation, quindi... Tutte. Adesso l'ho trovato. Ok. Ma io ho lavorato anche con la Unstoppable Generation, sì, l'avevo intuito. Perché secondo me... E qui torniamo a quel corso lì, che tra l'altro esiste in duplice copia, cioè questa prima versione, poi ce n'è un'altra un po' modificata, dove secondo me pare... Si chiama Prendi una strada diversa. Ecco, esatto, la vera però storia, in quello... Io di questo sito qua ti dico è un po' più corto. Ah, sì, no. Però sicuramente non ha mai realizzato vendita. Cioè sì, no, però c'è anche, diciamo, c'è anche il tuo... Cioè, lo sai, nella prima versione come fare soldi è buffo, perché secondo me, questa è una mia opinione, chi per te ha copincollato qualcosa che era di Stefano Orru. Infatti a un certo punto, invece di dire Enrico, perché dovrei fidarmi di te, hai copiato, c'è Stefano, perché eccolo dovrei qua, fidarmi Marco, di te, l'ho beccato subito, guarda che occhio la regola, sì Stefano, voglio scaricare subito questo corso e capisco che il solo valore del bonus è oltre 171, ma posso accedere a tutto per soli 73. Però se tu fai, ma non è conosciuto, però se tu fai ricerca in pagina e scrivi Enrico, ti esce un indirizzo email che credo... Ok. Tutto fa presupporre sia proprio da Mac Enrico. Command per la ricerca pagina, non me lo ricordo. Command F era? Ok, Enrico. Wow. No. Cioè, ma
Enrico Mo. Ma questa è tua, Simele, Righi? Ma sì, ma guarda che può essere sicuramente mio, è solo che non me lo ricordavo. Ma... Vabbè, tu qua vabbè, stai... È solo estremamente simile a questa cosa che è successa con Luca Valori. Cioè... Comunque tu qui stai vendendo questo corso in 7 lezioni, questo corso in 7 lezioni che varrebbe diverse svariate centinaia di euro. Il prezzo normale tu lo fai a 97 perché sei una persona di buon cuore, però in offerta 37 euro. Mi sa che non è andato bene, però, corso. Corso. Io spero che Enrico, dopo questa live, io apprezzo che lui sia venuto qui, forse con un po' di ingenuità, è venuto qui e non aspettandosi manco quello che poi è successo, no? Mi auguro che Enrico, diciamo, cambi un po' frequentazioni e approccio, perché anche i ragazzi, la Stoppable Generation, Orru, gente che se cercate su Google non ha brillato per pulizia nella pubblicità, ci sono anche varie sanzioni e l'antitrust. Però io poi vi ho mandato quello scuppino da Valori, questa è una cosa che un po' mi dispiace, perché sinceramente io mi sono fidato di Enrico e mi è sembrata una persona almeno con noi onesta, però purtroppo Germano... Beh, questa cosa la schiaccia un po', cioè è schiacciante, nel senso che c'è Enrico che dice grandi ragazzi, bellissima l'intervista su YouTube di Luca. Chiamandola intervista comunque, cioè... Intervista, cioè questo diciamo Enrico... ribalta un po' completamente la tua narrazione, cioè poi è abbastanza palese, se posso dire. Questo secondo voi questo non può questo non testimonia che era messo d'accordo, però il video top Luca su YouTube io l'ho visto il video, però tu hai detto un mese dopo. Adesso non ricordo quanto dopo l'ho visto, ma io ho tutta la chat che vi posso far vedere, cioè nel senso non c'è un consenso a metterlo su YouTube. Cioè, se tu ti fai mandare da Luca Valori il mio consenso a pubblicare quel video su YouTube, deve mandare... No, certo, su YouTube, però... Il video però il 15 agosto 2023, col messaggio del 24 agosto, quindi neanche una settimanella.